Oggi parliamo di fingerstyle, cioè dello stile che fa uso delle sole dita della mano. Abbandoniamo il plettro ed usiamo solo le dita per pizzicare le corde della chitarra. E da qui anche il termine finger picking, che vuol dire appunto pizzicare con le dita. Il fingerstyle è uno stile chitarristico che ha origine dal folk americano, ma è stato adottato ampiamente nella musica rock. L'alternanza continua del basso con le note alte, questo, fu utilizzato ancor prima nel ragtime. Sentite continuamente il basso che si alterna con le note alte. Il basso invece che cammina ha dato vita appunto al walking bass. Molto usato nello swing. Vediamo adesso un'applicazione pratica del fingerstyle su una delle più belle canzoni del XX secolo, Yesterday. Per capire questa tecnica chitarristica dobbiamo tenere presente che la chitarra può essere usata in due modi: per accompagnare un cantante e quindi senza suonare la melodia, perché la melodia viene cantata o viene suonata da un altro strumento, e quindi facciamo adesso proviamo a suonare con accordi, io la faccio in Si, Yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. No, I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ho fatto solo gli accordi, la melodia l'ha fatta la mia voce. Oppure potremmo suonare soltanto le singole note, che poi costituiscono la melodia di una canzone. Il risultato chiaramente sarà veramente povero. Cosa fa il fingerstyle? Il fingerstyle ci permette di mettere insieme gli accordi e la melodia, dandoci la sensazione che stiamo suonando più strumenti contemporaneamente. Diciamo che più siamo bravi e ad articolare accordi, note e bassi, e più sembrerà che stiamo suonando più strumenti. Invece si tratta soltanto della nostra chitarra. La difficoltà principale nel fingerstyle è proprio quella di far combaciare un accordo con le note della melodia, per cui sarà più facile realizzare il brano se le note della melodia saranno abbastanza semplici. Per questo motivo noi andiamo ad eseguire Yesterday in Sol, Sol maggiore, perché in questa tonalità potremo usufruire anche di corde a vuoto. È una canzone formata da accordi appartenenti quasi tutti alla tonalità, e ciò significa che è anche una canzone molto orecchiabile, e quindi forse per questo motivo si presta più facilmente ad un'esecuzione in fingerstyle. Il procedimento che seguiremo è il seguente. Innanzitutto dobbiamo sapere benissimo quali sono gli accordi dell'intero brano, a memoria. Suoniamo in Sol maggiore. Poi andiamo in Fa diesis semidiminuito, io ci tolgo il Do e lascio il Si. Na 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 na. Si settima Mi minore. Brevissimo passaggio sul Re, per andare sul Do, na 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 na, Re, na na, So, So, So. Di nuovo Fa diesis, nine, Mi minore, La settima, Do, Do, So. Questa è la strofa, il coro, più o meno gli stessi accordi, ma con una incatenazione, diciamo, successione diversa. La, Fa diesis semidiminuito, Si settima, Mi minore, Re, Do, Re, Sol. Di nuovo stessi accordi. Fa diesis semidiminuito, Si settima,
mi redo. Il finale ripete gli ultimi quattro accordi della strofa, na 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 na, mi minore la settima, do sol. Impariamo a memoria pertanto gli accordi di questa canzone o dell'altra che sceglieremo e dopo dobbiamo sapere anche quali sono le note dell'intero brano. La sol sol, si do re mi fa sol fa mi mi, dove do re e fa sono in diesis. Mi mi re do si la do si si, la sol si la. Do si, il mi lo andiamo a prendere qui sulla quarta corda. Mi sol do si. Adesso dobbiamo mettere insieme le due cose. Dobbiamo mettere insieme gli accordi e la melodia. Sappiamo che come primo accordo troviamo un sol maggiore e le note della melodia sono la sol sol. Uniamo questi suoni facendo in modo che si percepisca sia l'accordo sia la melodia. In che modo? Suonando semplicemente il basso sol sulla sesta corda e la melodia la sol sol con le dita indice e medio. Quindi una cosa che la facciamo senza basso, una cosa è questo. Dopodiché dobbiamo sapere che nel fingerstyle dobbiamo sempre cercare di non lasciare vuoti, per cui quando non ci sono note, in questo caso qui c'è una piccola pausa nella melodia, quando non ci sono note dobbiamo riempire, cercare di riempire con arpeggi e movimenti del basso. E quindi, dopo aver fatto questo, io continuo ad arpeggiare sull'accordo di sol, prima di spostarmi sul basso fa diesis. Cosa abbiamo fatto qui? Mi sono spostato innanzitutto con sul basso fa diesis con il dito medio. Ho preso con l'anulare il sol, ma con il dito medio il basso fa diesis. La scelta delle dita da utilizzare con la mano sinistra è molto importante, perché se sbagliamo, ad esempio, in questo caso usiamo l'indice per andare a suonare il fa diesis, dovrò suonare con il medio il mi e dovrò suonare con l'anulare il do diesis sulla seconda corda. Ma come faccio a suonare nel momento in cui io faccio il do diesis, come faccio a suonare anche il si? Non avrò il tempo e la comodità necessaria. Invece potrò farlo se mi sposto con il medio, con l'anulare prendo il mi e ho il mignolo libero per fare questo, cioè per spostarmi con un glissato dal do diesis al re diesis, ma ho subito libero l'indice per andare a toccare il si sulla quinta corda. Quindi per ogni frammento della canzone occorre fare un ragionamento su quali dita dobbiamo utilizzare per avere la libertà e la comodità con le altre dita che sono rimaste libere di andare a suonare le note della melodia e le note del basso. Eseguo quindi una successione di note a questo punto che costituiscono null'altro che la scala del si, quanto meno dal primo al quinto grado. Ed infatti siamo in questo punto della canzone nell'accordo di si settima. Queste note vanno arricchite con degli accordi o con dei bassi e quindi suoneremo il si e il do diesis da soli e quando ci spostiamo sul re diesis, come abbiamo appena visto prima, andiamo a suonare contemporaneamente la corda di basso si sulla quinta corda.
Potremmo anche suonare il basso fa diesis sulla quarta corda, perché entrambe le note fanno parte delle note cordali del si settimo, ma io preferisco questo, far sentire il basso si. Poi suoneremo mi fa diesis e sol come note singole. Quando ritorniamo sul fa diesis andremo a suonare il basso mi, perché ci troviamo sul mi minore, ok? E poi dopo il fa diesis sulla prima corda eseguiremo due mi. Ancora non lasciamo vuoti durante le pause, riempiamo con arpeggi bassi sul mi minore prima di andare, quindi prima di andare a toccare il basso re sulla quinta corda, quinto tasto, e glissando, scivolando sul basso do. Con la prima corda suono due volte il mi e qui ci troviamo nella parte dell'accordo del re. Ripetiamo questa prima parte. Basso re. Faremo questo tipo di melodia tutta concatenata, mi mi re do si la do si si, ed allora il re lo faremo accompagnare con il basso re. Vedete, in questo punto suoniamo insieme sia il re che il basso re, va bene? E quando arriviamo in questa parte della melodia sul do, andiamo a suonare contemporaneamente anche il basso sol. Riprendiamo da capo. Cerco di andare lento. Qui arpeggio, poi vado sul re e mi sposto sul do. Vedete, qui su questo re suono tutte e due le note, anche il basso re. Quando vado sul do prendo il basso sol. Qui passaggio sul basso fa diesis e ritorno sul mi minore, la settima. Qui potete praticamente arpeggiare do, siamo tornati alla base. Nella parte finale mi piace fare questo piccolo legato sol la sol, quindi ripetiamo l'ultima volta. Vado con il medio per lasciare libero il mignolo di fare il glissato e avere l'indice per fare il basso si. Sul fa diesis, nota alta, suono il mi basso. Arpeggio prima di andare sul re basso. Qui c'ho il basso re e qui c'ho il basso sol. Quindi dal fa diesis, mi minore, la settima, una serie di arpeggi. Voi stessi sentirete le note della melodia della canzone. Questo è solo un esempio di come arrangiare un brano cercando di mettere insieme gli accordi e la melodia. Se volete potrete eseguire anche il coro di Yesterday prendendo spunto dalla mia esecuzione iniziale che sta all'inizio del video e provando ad esercitarvi da soli, magari a sentire quali sono i suoni migliori che vi escono. Se poi siete interessati a copiare l'intero arrangiamento in fingerstyle, ho visto che su YouTube ce ne sono molte versioni, alcune anche buonissime ed anche semplici, ma in questo modo non farete molti progressi perché non avrete esercitato il vostro orecchio e la vostra intelligenza musicale. Personalmente il piacere più grande che io provo nel suonare
ed è motivo anche per cui suggerisco questo metodo, è il far da sé, scegliendo una canzone di nostro gradimento, magari abbastanza semplice, e sperimentare questa tecnica, seguire questo metodo che vi ho suggerito oggi, imparare benissimo gli accordi, imparare le note della melodia e poi esercitarsi a mettere insieme un po' questi due aspetti. Questi sono i rudimenti del fingerstyle. Rendere sempre più articolate e spettacolari le vostre esecuzioni dipenderà da voi e dall'impegno che ci metterete nel far diventare la chitarra un vero strumento polifonico. Sarei curioso di sapere se qualcuno di voi prova a seguire questi consigli e magari se riesce a suonare da solo qualcosa di carino, senza l'aiuto di spartiti o tablature composte da altri. Mi fa piacere vedere che in tanti vi siete iscritti e vi state iscrivendo al canale e vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine. Aspetto i vostri commenti per avere nuovi spunti e darvi altri suggerimenti per progredire nel suonare questo fantastico strumento musicale che è la chitarra. A presto!